Ci troviamo nell'antica stalla del convento di Sant'Antonio in Teano, dove ai piedi di questo presepe abbiamo visto e stiamo vedendo San Francesco di Assisi, perché grazie alla sua sensibilità, al suo innamoramento verso il Signore Gesù, ha voluto che si creasse plasticamente la nascita del Redentore. E così anche noi frati del santuario abbiamo voluto realizzare questa presenza di questa natività che è permanente qui al santuario, dove ai piedi abbiamo voluto mettere il serafico Padre Francesco. Proprio nel 1223 Francesco, trovandosi a Greccio, ha voluto così rendere visibile l'amore del Dio incarnato nella nascita del Figlio, e così diventa per noi un messaggio di speranza, diventa per noi un messaggio di un augurio, veramente, perché l'uomo possa trovare attraverso la nascita del Cristo la sua vita, possa trovare in Gesù la realizzazione della sua esistenza, perché Dio è venuto per amare l'uomo di ogni tempo. E così, attraverso queste parole della liturgia del giorno e anche con la stessa espressione di cui Francesco ha voluto così rendere visibile questo amore incarnato di Dio, vogliamo anche noi frati di questo santuario augurare a tutti un felice Natale, dove l'uomo possa veramente trovare quella felicità, quella serenità, quella gioia, soprattutto quella voglia di rinascere a vita nuova e portare i frutti della redenzione. Cristo è venuto per amare l'uomo. Auguri. Sono qui presenti nella nostra città, auguro loro le migliori fortune e allo stesso modo che un giorno possano ritornare in questa nostra città, ritrovarla più bella e più vivibile. Il mio augurio è che do loro con tutto il cuore. Tanti auguri e buon Natale! Buon anno! Buon anno! Buon Natale! Buon anno! E buon anno! A tutti! A tutti! Auguro ai cittadini di Teano che dopo le delusioni del PUC, dopo le delusioni dell'ospedale, dopo le delusioni della questione delle produttive, finiscono i patemi d'animi per la nostra città e l'anno nuovo arriva a nuove e ulteriori soddisfazioni. Da proprio di Teano auguro a tutti i cittadini di Teano un buon Natale e un sereno anno nuovo. Tutti i cittadini di Teano da parte dei compaesani residenti a Torino. Buon Natale e buon anno a tutti. Da ex milanese, buon Natale, felice anno a tutti i milanesi che risiedono a Milano, con la speranza di rivederli presto a Teano. Auguri. Si risolvono i problemi di questa comunità. Auguri a tutti. Vogliamo fare...
fare gli auguri ai cittadini di Teano per le prossime festività di Natale, sperando che non succeda nessun incidente durante lo scoppio dei mortaretti, perché se no altrimenti si devono arrangiare e recarsi presso le altre strutture o di Sessa o di Pien di Ponte Matese. Li raccomando di stare molto attenti per questo motivo. Auguri e arrivederci. Buon Natale a tutti. Buon Natale. Tanti auguri di buon Natale, tanti auguri a chi? A Tonino, no, a tutti, a tutti. Grazie.